La corrispondenza, che cagata! Scena 1, prima. Ciao a tutti, benvenuti su Marantin Facebook Channel. Quest'oggi vi parliamo di un film che abbiamo visto questa sera, quindi questo commento è molto a caldo, e si parla della corrispondenza, regia di Giuseppe Tornatore. Ma forse è un video delle prime volte. Che stai dicendo? Vabbè, perché sarà la prima volta che poi lo scopriranno. Andando avanti nel video, quindi lo dovete vedere tutto. Uno. Due, forse è la prima volta in notturna. Sì, è la prima volta che facciamo video in notturna. Ed è la prima volta con gli occhiali. La prima volta con gli occhiali, amore mio. Perché in realtà sono orbo. I nostri figli noi passeremo miopia. Sono Willy l'orbo. Abbiamo un patrimonio genetico eccellente. Willy l'orbo, che bel film, ecco, ora ho voglia di bei film. Capirete il perché continuando a guardare il video. Non ci incischiamo. Andiamo ai dati tecnici. Film di quest'anno. Allora, lingua originale inglese. Paese di produzione Italia. Anno 2016. Durata troppo. Wikipedia dice troppo. Troppo. Questo troppo si traduce in 116 minuti. Colore, sonoro. Drammatico, sentimentale, thriller. Incredibile. Ma che ne so, perché si drogano, perché sono stupidi anche quelli di Wikipedia. Perché thriller? Andando più avanti nel video scoprirete chi è l'altro stupido di cui si parla nel video. Regia, Giuseppe Tornatore, sceneggiatura, distribuzione, sempre lui. Distribuzione 01 Distribution. Musica di Ennio Morricone. Allora. Aspetta, poi attori, interpreti e personaggi. Il protagonista, Ed Firam. Una cosa del genere. Non è importante. Interpretato da Jeremy Irons. Poi Amy Ryan, Olga Kurilenko, gli altri attori non pervenuti. Perché parlare? Facciamo la trama? Facciamo, allora, intanto io volevo dire la cosa positiva del film. La cosa più positiva del film. Queste. Le caramelle che vengono. Ve le consiglio. Mi consiglio tra l'altro queste. Queste qua, guardatele, sono tipo delle morositas ricoperte di queste palline di zucchero. Stiamo facendo la recensione delle palline di zucchero, stiamo facendo la recensione di un film. Ma è più interessante del film. Allora, recensione, trama. Jeremy Irons è un uomo di mezza età inoltrata, che si capisce, cioè fondamentalmente della trama non vi possiamo parlare perché sennò vi spoileriamo tutto il film. Possiamo parlarvi tipo della prima scena e mezzo. Scusa, perché tra l'altro volevo dire una questa cosa. Che è l'unica cosa positiva del film. Che questa cosa nel trailer non la fa vedere. Perché c'è un colpo di scena che nel trailer non si vede. Non si capisce guardando il trailer. Ah. Non si vede. No, forse è l'unica cosa che si è giocato bene. No, non si è giocato. Nemmeno questo. Si capisce dalle prime scene che è Jeremy Irons, che è un professore di astrofisica, ha una relazione clandestina con una sua studentessa molto più giovane di lui, perché appunto una ragazza che sta studiando per laurearsi in astrofisica. E appunto c'è questo rapporto molto intenso fra i due, cioè molto sentimentale, sono legati molto dal punto di vista sentimentale, e si capisce appunto che siccome lui, fondamentalmente lei è la sua amante, non possono spendere tanto tempo insieme, perché lui comunque deve tornare dalla famiglia, e quindi quando non stanno assieme lui le fa come delle sorprese, cioè... Le sparge per casa tipo degli oggetti, dei regalini, dei messaggi. Questo è il loro tipo di rapporto quando non sono insieme. E poi c'è tutta una corrispondenza telematica e cartacea. È cartacea. Che scrive lettere, manda video, email, messaggi. Non possiamo dirvi altro fondamentalmente. Comunque Apple l'ha pagato tanto per questo film. Samsung in più. No, secondo me Apple, perché l'iPhone è sempre là in bella vista. Ma Samsung secondo me ha pagato di più. Comunque, non possiamo dirvi altro della trama. E sarà anche difficile parlarvi di... cioè, farvi un abbozzo di recensione. Perché comunque se non possiamo dire determinate cose, non possiamo dire determinate cose. No, infatti chiuderei il video di recensione sulla corrispondenza così. Allora, il possiamo film... parlare della Coppa Italia. Dai! No, parliamo di film. Il film è molto lento. Ogni 20 minuti da un certo punto in poi voi penserete sta finendo, ma invece non sta finendo, continuerà.
per altri 20 minuti, poi altri 20 minuti e non finirà. È di quelle storie che tu pensi che arrivino a un punto, ma non arrivano mai a un punto. Ma perché non inizia da nessun punto, fondamentalmente? Sì. Non c'è una storia. No, allora, secondo me l'unica cosa positiva di questo film è l'idea. Le caramelle. L'idea che sta alla base del film, secondo me, è molto bella. E però non posso dirvi neanche questa, perché sennò... È un'idea bella. È molto poetica ed è collegata a dei principi di astrofisica. Quindi voi pensate, una cosa scientifica che però si collega ad una cosa in qualche modo sentimentale, legata ai sentimenti umani. Quindi l'idea di fondo è bella, per carità, però è sviluppata in un modo obbrobrioso, brutto. Io sono una che si mette con tanta forza di volontà a vedere i film, ma questo qua veramente non vedevo l'ora che finisse. C'è soltanto una scena, come dicevo lui, che mi piace molto. Ma nemmeno di questa possiamo parlare. Non possiamo parlare di questa, però posso dire perché mi piace. Perché ricorda vagamente la famosa scena dei baci tagliati di Nuovo Cinema Paradiso, quando ancora Tornatore sapeva fare i film. Ha un po' quel senso là. Secondo me non è mai stato. Dai. Poi sempre durante tutto il pezzo di film, cioè praticamente tutto, che è quello di cui non vi possiamo parlare, anche lì c'è un'idea carina bozzata che però è un decimo di tutto il film, cioè che lei sta preparando la sua tesi di laurea e lui da lontano l'aiuta con questa corrispondenza. L'aiuta a rendere questa tesi più interessante, più avvincente, eccetera eccetera. Anche questo del film, la corrispondenza. Esatto. Questa idea è molto carina, che lui, pur non essendo lì fisicamente con lei, comunque l'aiuta. Però anche questo è, come dire, queste piccole idee carine sono diluite in un mare di... E quando finisce? Cioè, proprio il sentimento è stato questo, e quando finisce? No? Un'agonia sì, tremenda. Un'agonia tremenda. Proprio ti straccia, non si può dire. Ma per dire che proprio... Ti massacra proprio che... I neuroni, l'anima. Diciamo, l'anima. Ma non perché è straziante, perché è proprio brutto. Cioè, ha fatto proprio una cagata. Sì, veramente brutto. Per citare un filosofo. Era Aristotele o Platone? Non lo so, ma io in filosofia faccio cagare. Che diceva... La corazzata Potionkin è una cagata... Ora, la corrispondenza è una cagata pazzesca, come diceva... Aristotele ai suoi tempi. Basta, chiudiamolo qui. Cioè, oppure allora, parliamo delle caramelle. Le caramelle sono molto buone. Io devo dire, gli voglio dare 2 stelline su 5. Perché, perché secondo me l'idea in nuce era bella, era carina. Il problema è che è stata sviluppata malissimo. Quindi do 2 stelline su 5. E io non do stelle. Non do stelle. Perché non do stelle? Perché non do stelle? Perché non è un film. Ma non c'hai trovato assolutamente niente di positivo? Cosa positiva. Dai, una cosa positiva. Poi c'è quelle scene che sono delle cagate disumane. Che quest'uomo, come dicevo, lui è uscito dal cinema, è diventato tutto scemo, secondo me. Perché? Chi torna? Dopo Baria, premessa, da buon barioto che sono io. Ovviamente odio i miei concittadini, quindi ho odiato Baria, il film. Poi l'ho visto perché... Per cultura. Così, giusto per saperne parlare. L'ho odiato ancora di più, ma soprattutto la scena finale. Fai troppe cose mentre fai questi video. C'era il telefono che mi stava cadendo qua. La scena finale della mosca che si libera dalla strombola e vola. La strombola, come lo possono capire mai la strombola cos'è? Allora, siccome è un gioco bagherese, non so se bagherese o siciliano in generale, ma bagherese si giocava molto con la strombola, andate a cercare la strombola. La trottola è un'altra cosa. La trottola è un'altra cosa. Qua si parla di strumola. Qua si parla di strombola. La strombola è una specie di trottola con un chiodo inficcato sotto che gira lanciata con uno spago. Ed è un'altra cosa. È la trottola dei poveri sicilianuzzi. Ma era che bello, si era bello, perché poi tu ci facevi i giochetti che ti sei sulla mano mentre giravi. Sì, ma stiamo divagando. Stiamo divagando, però vedi, cioè, è più interessante parlare delle strombole che di questo film. Comunque dicevo, da quella scena in poi, secondo me, si è rotto qualcosa. Nella sua mente. Ed è diventato tutto scemo, e quindi condisce i suoi film con queste scene così
Tipo la foglia. Ah sì, la foglia è stata una cagata, l'uccello. Ma che cosa stai facendo? Ma sei tutto cretino. Sì, perché ci sono questi momenti in cui lei a un certo punto è davanti alla finestra di casa sua e c'è tipo una foglia d'acero grande quanto due delle sue facce che si mette a vibrare contro il vetro. Chiaramente è fintissimo, cioè proprio fatto male. Si vede che è proprio finto. Sì, perché poi è produzione italiana, quindi gli effetti speciali saranno sempre una cagata. Ma poi io direi più cagata della foglia che trema contro il vetro. A un certo punto lei è in treno, è messa vicino al finestrino e si affianca a lei una specie di aquilotto reale che fa flap flap vicino a lei, proprio questo fatto ancora peggio della foglia che vibra contro il vetro, proprio fatto male, male, malissimo. E poi dai, obiettivamente qualche film bello l'ha fatto. No, a me... Cioè l'hai fatto qualche... Io spero che questo video arrivi al tornatore. Cioè, e io ti voglio dare un messaggio. Qualche film bello l'hai fatto. Qualche film bello. Nuovo Cinema Paradiso è il film bello. Ne ha fatti di più belli. A me, ad esempio, L'Uomo delle Stelle è piaciuto di più. Non lo so perché, ma L'Uomo delle Stelle è piaciuto. Ma poi c'è Malena, che Malena è di una poesia assurda quel film. Cioè, di una poesia assurda quel film. Ed è riuscito a far recitare la Bellucci, che è impresario. La leggenda del pianista sull'oceano è bellissimo quel una film. Una pura formalità che lui non ha visto. Ancora non l'ho visto. Che l'espertone di cinema vedere. Ancora non ha visto. Poi vediamo, che altri... Poi vabbè, il Camorrista dell'86, film di Torre, non l'ho visto. Ho visto La Sconosciuta, non mi è piaciuto per niente. A sto punto io la migliore offerta che non l'abbiamo la visto, io non so se vederlo, perché se viene dopo Baria e prima di questo, può essere solo una cosa ancora più tremenda, perché magari qua ha provato a migliorarsi, quindi se ha provato a migliorarsi vuol dire che quello è anche peggio. Dai, non posso. Oppure è stato andato a peggiorare. Però io ti voglio dire questo. 12 minuti. Abbiamo speso già troppi minuti per questo film. Troppi. Quindi io ti dico questo. Torna a fare dei film. Perché li sai fare, dentro di te c'è qualcosa. Quindi dicevamo. Ritrovo. Perché secondo me è ancora lì. Mi sta chiamando. Ti sta chiamando Alberto. Rispondi. E poi ora lo richiamo. Vabbè, un saluto ad Alberto in questo video. Lo facciamo che mi ha chiamato mentre stavo facendo il video. Detto questo, chiuderei perché già abbiamo speso più di 12 minuti in questo film. Direi che... Non facciamo come tornatore a questo punto, no. Che diventerà il nuovo slogan. Continua a chiamarti Alberto come un disperato. E allora lo richiamo. Quindi ciao a tutti, ciao a tutti. Vediamo la prossima volta. Mi raccomando, commentate, spolliciate, condividete, fate un po' quello che vi pare. Ma oppure, non andate a vedere, oppure non fate niente, ignorate anche questo video. Tranne tornatore, tu guardalo. Fate arrivare questo video a tornatore in qualche modo. Vi prego, è per il suo e per il nostro bene. Io veramente ho sofferto stasera. Non sto nemmeno mangiando. Non sto cenando. Ti si è chiuso lo stomaco. Non sto cenando, caro tornatore, per colpa tua. Basta, saluta. Leonardo DiCaprio non vincerà l'Oscar. Ma neanche tu. Ma neanche tornatore. E comunque, vi saluto mangiando una caramella che sono l'unica cosa, l'unica nota positiva della sera. Me ne vado, ciao. Ciao a tutti.